a te e a tutti ciurma e benvenuti Reggigrini in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, allora so che il mio canale non tratta di film, ma sapete benissimo che io quando posso voglio condividere con voi comunque anche la mia passione per il cinema, perché sapete benissimo quanto io adori il mondo del cinema, i film e tutto quello che comporta, ok? Quindi quest'oggi ragazzi, quest'oggi io non potevo non fare la reaction a questo trailer che è stato pubblicato appunto appena qualche giorno fa. Di che trailer stiamo parlando ragazzi? L'avete già capito dal titolo ovviamente. Si tratta del trailer di Indiana Jones e la ruota del destino. Anche questo film uscirà nel 2023, esattamente come il film di Super Mario. Il punto è, vi starete chiedendo, ma Joke, perché cacchio Indiana Jones? Perché sì ragazzi, assolutamente perché sì, io sono sempre stata una grandissima fan di Indiana Jones, o perlomeno comunque sempre adorato tantissimo i film di Indiana Jones. Ho guardato tutti quanti i film? Ovviamente sì. L'unica cosa ragazzi è che l'ultimo Indiana Jones il regno del teschio di cristallo mi pare che si chiamasse, ovviamente non mi ha tanto entusiasmato, perché comunque erano passati ragazzi veramente anni da quando era stato fatto appunto proprio l'ultimo film di Indiana Jones, che credo che fosse Indiana Jones e l'ultima crociata, forse fra i tre, adesso non ricordo di preciso, probabilmente sì. Erano passati veramente tanti anni, comunque Harrison Ford ormai ragazzi ha la sua età e quindi il film non era proprio il top del top, insomma diciamo che non lo disprezzo comunque come film, non l'ho disprezzato, però non mi ha fatto veramente impazzire, non mi ha dato quelle stesse vibes ragazzi che mi davano ovviamente i primi tre film. Tra l'altro Harrison Ford ragazzi, cioè io veramente avevo non dico un'adorazione per lui, ma quasi, anche perché da giovane era veramente un bell'uomo. Però a prescindere da questo, i film di per sé ragazzi mi facevano impazzire letteralmente. Quindi ovviamente quest'oggi che famo, non lo guardiamo insieme ragazzi questo nuovo trailer? Ovviamente sì, perché voglio davvero vedere se questo trailer riesce a comunicarmi quello che spero mi comunichi, perché sapete benissimo di solito ragazzi le mie sensazioni non sbagliano riguardo i trailer e i film. Quindi spero veramente di cuore che questo trailer sarà capace di stupirmi e di darmi le emozioni che voglio che mi dia. Quindi non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo insieme. Mi manca il deserto. Mi manca il mare. Ormai. E svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno. Quelli sono giorni passati ormai. Può darsi. Oppure no. C'è anche Salla. Oh. Non credo nella magia. Ma talvolta nella mia vita ho visto delle cose che non riesco a spiegare. E ho capito che non è a cosa credi il punto, ma con quanta forza ci credi. Scusate, ragazzi. Quell'uomo? Sono il suo padrino. Un lontano parente. State indietro. Wow. Attenzione. Allora, ragazzi, a me mi sono venute un po' le lacrimucce agli occhi quando soprattutto ragazzi si è sentito quel famoso proprio leitmotiv, quel famoso motivetto di Indiana Jones. Papara pa, papara, papara pa, papara pa, pa. È quello ragazzi, cioè
tu lo senti e sai che è di Indiana Jones, e quindi ovviamente risentirlo, che insomma risentirlo che torna al cinema dopo così tanto tempo, mi emoziona, ragazzi, mi emoziona. Allora, a parte che appunto ho visto un momento in cui lui era stato ringiovanito, probabilmente ovviamente avranno usato la computer grafica o roba del genere, però ha fatto veramente molto bene. A parte che mi ha stupito tantissimo vedere che ci sarà, come si chiama quell'attore, io devo andare a cercare il nome preciso. Esattamente, ho visto che c'è Mads Mikkelsen, ragazzi, che a me piace veramente tanto come attore, e l'ho visto nei panni di un nazista, se non erro, ergo ovviamente farà la parte di un cattivo, e quindi mamma mia, già questo, ragazzi, ispira tanta bella roba. Ovviamente Harrison Ford ha la sua età, nonostante questo comunque è un uomo ancora relativamente affascinante. Ho visto appunto che c'è anche Salla, John Rhys Davis, appunto lo stesso attore che quindi interpreta lo stesso personaggio, un personaggio che a me dava tanta allegria, insomma tanta simpatia, quindi cioè sinceramente, ragazzi, allora mi ha dato delle buone sensazioni, davvero delle buone sensazioni. Allora, bellissima questa scena finale che hanno fatto vedere, perché questo ovviamente, ragazzi, è un rimando, diciamo così, alla famosissima scena, adesso non mi ricordo in quale dei tre film fosse, la famosissima scena in cui appunto c'è il tizio con la scimitarra che gli fa tutti i trick incredibili per tipo intimorirlo, e lui arriva meraviglioso che gli spara, no? Gli spara direttamente un colpo con la pistola e lo fa fuori. Quindi qua è a rovescio, ovviamente, perché c'è lui che fa tutta la sceneggiata con la frusta, no, per intimorire ovviamente queste altre persone, e tutti gli altri ovviamente hanno una pistola, e quindi è stata fatta a rovescio. Ma questo è ovviamente un chiaro, ragazzi, rimando a quella scena lì. Quindi, che dire, ho visto tante scene d'azione, ovviamente come giusto che ci siano in un film di Indiana Jones. Non riconosco, forse non riconosco gli altri personaggi, perché forse ovviamente sono in ricollegamento all'ultimissimo film, che purtroppo ho guardato solo un paio di volte, quindi mi dovrò rinfrescare la memoria. Ma ragazzi, davvero davvero davvero, allora non si capisce nello specifico cosa ovviamente accadrà riguardo la storia, no, del film, però devo dire che le sensazioni sono state positive. Uscirà quindi nel 2023, ovviamente, anche se non è... ah, estate 2023, perfetto. E penso che gli darò una possibilità e me lo andrò a guardare al cinema, perché non vorrei che davvero sto film mi potrebbe piacere a livelli cosmici, e poi non lo guardo al cinema, poi me lo guardo quando lo metto in streaming e mi pento tremendamente di non averlo guardato al cinema. Questo, ragazzi, è tra l'altro un appello che voglio fare: andiamo al cinema, ragazzi, torniamo ad andare al cinema, perché purtroppo il settore del cinema attualmente è in crisi, perché ovviamente purtroppo da un lato a causa delle piattaforme di streaming i cinema si stanno svuotando, ragazzi, sempre meno persone ovviamente vanno a guardare film al cinema, e secondo me è un grandissimo peccato, veramente un grandissimo peccato, perché per quanto uno, regà, possa tenere un televisore 55 pollici, 70 pollici a casa con tutto l'impianto surround eccetera che gli pare, ma secondo me comunque l'esperienza non sarà mai comparabile a quella di viverti un film al cinema. Quindi io sicuramente, ragazzi, continuerò ad andare al cinema, perché è una cosa che adoro, tra l'altro, e quindi per ritornare all'argomento penso proprio che darò un'opportunità a questo film, e quindi andrò a guardarlo al cinema. Spero davvero che queste aspettative non saranno deluse, perché comunque, ragazzi, vi ripeto, Indiana Jones fa parte della mia infanzia, un personaggio a cui io sono molto molto affezionata, tra l'altro, e quindi spero che torni al cinema più bello che mai, ecco, questo sì. Per cui ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, fatemi sapere se voi appunto siete fan tuttora di Indiana Jones, quali sono state le vostre impressioni riguardo questo trailer e quali aspettative avete. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!